Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale a riguardo della cura del cane. Fino adesso abbiamo parlato tanto di teoria, è ora di mettersi in pratica con questa nuova playlist a riguardo della toleatatura. Allora ci mettiamo subito al lavoro. Il primo passo della toleatatura, come pettinare cane correttamente. Io ho un buon esempio di un cane peloso, ha tanti peli, quindi vi posso far vedere alcuni trucchi e come pettinarla in modo migliore, in modo che non le facciamo male, però togliamo tutti i nodi e così il pelo rimane sempre sano, pulito e spesso controllato. Curare il pelo del cane è molto importante, soprattutto per vedere la salute del cane. Sulla pelle e sul pelo si vede moltissimo come cane sta, se è malato, se è alimentato bene, se è disidratato, si vede tante cose. Noi abbiamo una specie di spazzola, io uso questa qua perché la preferisco più di tutti, perché qui alla fine di questi ferretti ci sono piccolissime paline di plastica, quindi il ferretto non punge e anche schiacciando sulla pelle non la graffia, quindi preferisco questo qua. E come pettine, per scacciare tantissimi nodi, uso questo che è molto denso. Con questa non passa neanche un nodo, infatti bisogna fare molta attenzione, non bisogna iniziare subito con questa pettine perché sennò il cane piange, no? Quindi io uso anche altra pettine che la staccatura qui è molto meno densa. Iniziamo con la spazzola. Naturalmente, se avete un cane per fare esposizioni, non bisogna avere questa posizione qua, bisogna che subito da inizio impara una posizione del corpo corretta, in modo che si abitua a essere toccato nella posizione giusta, perché nelle esposizioni il proprio cane deve essere fermo con la testa alta, la coda in su se la coda naturale è su oppure giù. Noi l'abbiamo fatto primi anni perché lei faceva esposizioni, qualcosa si ricorda, però io per la comodità la lascio così, lei dormicchia, io la posso spazzolare anche ore, lei è contenta così, perché dopo, non dimenticate, io sempre mi preparo della ricompensa, è molto importante, dopo ogni pettinatura ricompensate il cane, perché il cane si ricorderà l'ultima cosa piacevole che è stata fatta, quindi con piacere torna a farsi pettinare. Niente, la posizione per la esposizione è questa. Berusco su, brava, giù, così, brava, ferma, la coda su, e così dovrebbe il cane rimanere, anche se la pettino, lei dovrebbe rimanere così, spazzolo, la posso tenere la testa, no? Cioè sempre cercare di fare attenzione che cade la testa in su e io la posso spazzolare, no? Così posso andare anche sotto la pancia, sulla coda. Il cane deve essere abituato a essere toccato dappertutto, importante. Se invece non fate l'esposizione, non vi interessa di tenere questa posizione qua, potete fare come faccio io, brusco giù, hai, hai. Voilà. E lei si rilassa, voi potete spazzolare come volete. Io di solito inizio dalla testa e spazzolata va fatta così, un po' schiacciato, ma non troppo, perché devono entrare dentro il pelo. Dove vedete che c'è un po' di nodi, insistete un po' lì e poco alla volta, da inizio solo così, poi vi faccio vedere come fare tutto il resto. Lei le piace così tanto che fa sempre vedere la pancia, quindi io la anche posso girare. Se fate piano, cane un po' capisce cosa volete, quindi si lascia fare. Insa!
funziona. Voilà. L'altro lato. Ahí. Vedo che siete rilassati anche voi, così anche il cane percepisce da voi vostra tranquillità e si fida. Non dovete rovinare la fiducia del cane. È importante perché il cane tiene, è fermo e così non rischiate di fargli male perché siete attenti. Ok, ora che avete spazzolato il cane verso la direzione del pelo, dovete mettere la mano qui e spazzolarlo così. Cioè, si prende pochino di questo pelo che è verso giù e si tira verso su, così si scoprono tutti i nodi se ci sono. E si fa pezzettino alla volta fino a che non si fa tutto il cane. In pratica, vi dovete ricordare dove siete passati. Dietro orecchie è sempre peggiore, lì si annodano sempre i peli, sono tantissimi. Fate attenzione sulla testa, vicino occhi. State più tranquilli vicino a testa, per cani sono più suscettibili, cani essere toccati sulle orecchie, sul muso, ci sono tutti i baffetti vibrissi, quelli baffetti sensibili che hanno ogni cane. Con la pettine io vado da inizio fino a metà pelo circa per pettinarlo. Se vedo che si incastra faccio ancora meno, fino a metà pelo, così per vedere faccio un po' questa zona, per esempio si fa così con tutto cane, vi faccio vedere questa zona e sempre vado sempre più in profondità verso la pelle, sempre più dentro entro. Non faccio così, non ha senso. Così. E mi aiuto sempre con l'altra mano. Perché magari questa è più veloce, però questa impedisce che il pelo viene tirato troppo, no? Perché lo sempre sostengo sulla pelle questo. Non si pettina subito dalla pelle, dalla punta, e poi sempre di più lungo. Non so se mi spiego. C'è la lunghezza del pelo, io non pettino subito da qua, inizio da qua. Quando vedo che non c'è nodo, quella pettina metto qua. Vedo che non c'è nodo, qua. È sempre più giù, fino a... Così già sento. Allora, qui posso farvi vedere com'è quando c'è nodo. Questo è proprio solo un arruffamento, non c'è un nodo, però... Allora, se c'è un nodo, con l'altra mano tenete la pelle dove è attaccata il pelo e la pettine usate così. Così si divide il nodo in due. E
Guarda che c'è, questo è tutto pelo morto qui, che non è che lo sto strappando. Per quello c'è nodo, nodi si fanno di solito perché il pelo si stacca e rimane lì perché non è stato mazzolato via. Ed è meglio. Vedete come va adesso? E non gli ho fatto male, non ho fatto niente. Succede che il nodo è talmente grande che qui il mio cane lo avrà. Allora, il nodo può essere così grande che non si può neanche togliere facendo questo lavoro qua. Allora si va con forbici, ma come? Per non far vedere la brutta macchia del pelo tagliato così, i forbici non tagliano pelo così, ma così. Cioè nel senso, immaginate che qui c'è un nodo, io non lo tolgo, tolgo così. Ma così e taglio, no? E provo a pettinare, se non si riesce taglio ancora, ma così, perché così un po' di pelo rimane, non ci sarà quella brutta macchia che sembra che il cane è malato oppure è stato appena operato. Non dimenticate la ricompensa. Brava Berisco! Guardate com'è bella. Brava. Vai. Allora ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.